leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Sei proprio tu? Sì, sì, sono io. In carne ed ossa. Il tuo giornale l'ho preso io. Grazie, non ti vedo da secoli. Dove sei stata? Hai svernato a Monte Carlo? Oh, ho lavorato giorno e notte, come te, Milly. Sì, si rivede, eh? Sono subito da te, ti prego, accomodati. Grazie. Roba tua. Non sono venuta a trovarti, sai perché? Perché sapevo che lavoravi come una pazza. Il solito lavoro urgente, dovrebbe venire a prenderlo fra poco. Cos'è? Credo che sia roba da battere a macchina, è arrivata a me per sbaglio. Allora, benedetto questo sbaglio, è riuscita a portarti qui. Non vorrai essere una di quelle padrone di casa che si vedono solo per l'affitto, eh? Perché sarei costretta a trattarti come una padrona di casa e protesterei subito per quella porta che cigola. È la vita, è tutta piena di cigolini. Beh, tu resta seduta che io preparo una tazza di tè e così dimentichiamo i nostri cigolii. Ti ringrazio, Milly, ma me ne manca proprio il tempo. Devo andare a casa di mio fratello. Tu lo conosci? Non credo. L'ho visto? Quello che si è sposato quell'impiastro di bionda. Alto e secco ma muscoloso. Mio fratello, si intende. Tu hai un fratello qui, almeno. Io invece, lo sai, non ho nemmeno quello. Arrivasse mai in ritardo. Avanti, signor Ramsey. Buonasera. Buonasera. È troppo presto? No, è tutto fatto. Oh, bene. Bene. Tutto finito. 196 pagine. Bella cosa, eh? Che ne so io, non l'ho letto. No, dicevo la velocità di Milly. È incredibile. Così lunedì sarà già sul tavolo del mio editore a New York. Non so come ringraziarla per lo sforzo che ha fatto. Le vorrei dare qualcosa in più della tariffa, ma sa... La prego, signor Ramsey, non è necessario. Lei mi dà sempre tanto di quel lavoro. La ringrazio ugualmente. Aspetti. Tenga. Due biglietti per stasera. Immagino che lei ami la musica. Ah, sì, mi piace molto, ma... Grazie, no, grazie, non posso accettare. Ma guardi, c'è anche il fatto che io ho un impegno stasera. Oh. La prego. Li prenda. Oh, è un concerto. Lei è davvero gentile, signor Ramsey. Oh, per carità. Spero solo che lei si diverta. Grazie. Ah, sì. Non pensavo che sarebbero venute 196 pagine. Beh, arrivederci. Arrivederla. Il manoscritto. Ah, già, mi scusi. Grazie ancora. Fammeli un po' vedere. Seconda galleria. Che razza di tirchio. Lisa, se dici questo hai proprio torto. È povero, ha fatto tutto quello che poteva. Ma la seconda galleria, più su c'è il paradiso e basta.
Sai cosa ti voglio nominare? Angelo protettore dei poveri. Poteva almeno portartici. O non aveva i soldi per il tassì? Una volta stava per invitarmi. Ah, beh, allora è diverso. E cosa gliel'ha impedito? O chi? È la solita storia di tutti questi anni. Era sicuro che fossi circondata da tanti ammiratori e che non avessi tempo per lui. E dove sono gli ammiratori? E non li hai visti tutti qui fuori in fila che mi aspettano? Di quante ne hai fumate già? Non fanno altro che dirmi. Lei è tanta attraente, tanto cara, tanto questo, tanto quello. Pensano tutti che io sia legata. Legata. Anche fossi un pacco postale. E mi lasciano sola. Con questo strazio. Secondo me sei tu che li allontani. Perché poi non lo so. Avrò gusti troppo difficili, ecco. Oppure perché hai paura. Comunque sia, ho due biglietti per il concerto di stasera. Vieni con me? Grazie, Millie, verrei, ma non è possibile per tante ragioni. La prima è che non posso soffrire la musica. E quali sarebbero tutte le altre? Mio fratello m'aspetta. Basta questo. Andrò sola. Ma caschi pure il mondo, stasera vado fuori. Fai bene. Sarà sempre meglio che star qui ad annoiarti sola come un cane. Me ne intendo io. So cosa vuol dire star sola. Figurati se non lo so io. Perciò questa sera vado a teatro. Al concerto. Anzi, prima al concerto e poi a cena fuori. Gardenie, signore, gardenie. Vogliono comprare gardenie? Scusi. È possibile cambiare due seconde gallerie con gardenie. Una platea? Sì, signora. Un cambio, per piacere. Una platea. Grazie. Grazie, signora. Grazie. Scusami, ma stasera non posso uscire. Ancora tuo padre? Beh, sai, mi dispiace, pur, ma cerca di capire. Ma cerca di capire anche tu. Non si può andare avanti così, Millie. Oh, Millie, tu sei fatta per una famiglia. Non sciupare così la tua vita. Paul, tu hai sempre saputo capire. Sì, t'ho sempre capito, ma ora non ce la faccio più. Devi scegliere fra lui e me. Mi dispiace dovertelo dire, ma se non sai decidere vuol dire che lo farò io per te. Perdonami, Millie. Senti, Millie, vacci questa sera. Non puoi sempre rifiutare di uscire con lui per colpa mia. Ha già dimostrato tanta pazienza. Troppa. Non preoccuparti, papà. Presto guarirai e allora uscirò spesso con Paul. Sei una brava figlia, ma non credo che guarirai. Non puoi sacrificarti così per me. Non pensarci, papà. Ho tanto tempo. Ho tanto tempo.
certo, magnifico. Portiere, un tassì. Subito, signore. Tassì? Buonanotte. Buonanotte. Sono subito da lei. Grazie. Deve aspettare un momento, signore. È tutto pieno. Desidera. Qualche cosa di pronto, un'insalata di pollo e basta. Da bere niente, caffè? No, grazie. Mi fa sedere al suo tavolo, la prego. Mi dispiace tanto, ma preferisco di no. Non intendevi importunarla, pensavo che dal momento che era sola e che questo era l'unico posto vuoto, vuoto a prescindere da lei, si intende. Comunque vorrei star sola. Già, è appunto perché era sola che ho pensato di chiederglielo. Sono abituata a starmene sola. Insomma, preferisco star sola. Oh, va bene, aspetto che abbia finito di mangiare. Senta, non vorrei essere costretta a soffocarmi. No, no, la prego, mangi pure con comodo. Tanto aspetto, che vuole? Ho aspettato tanto da militare. Senta, se deve star lì, tanto vale che si sieda, se è deciso ad aspettare. Ma davvero non disturbo? Non disturba. Secondo me lei si sente sola. Che cosa dice? Questa è impertinenza, bella e buona. Lasci stare la mia vita privata. È solo un'opinione, se sbaglio mi corregga. Lei si è offesa? Scherzavo. E poi non è vergogna sentirsi soli. Oggigiorno tutti sono soli. Senta. Non sto in piedi dalla stanchezza, ma non è per questo che mi sono seduto. Ma perché mi fa piacere poter parlare con lei e ascoltarla. Davvero? Mm-hmm. Lo sa cosa vedo sul suo volto? La paura. Perché? Perché non mi conosce? Sarà anche comprensibile, ma francamente non è il caso. Non ha niente da temere da me. Bisogna vedere, è tutta questione di opinione. Io credo. Non so più cosa credo.
Mi scusi, starò zitto. Non dirò più niente se lei lo preferisce. Lo preferisco. Cosa? Non ho detto niente. Ma mi fissavi in un modo. No, ho promesso di non dire niente, devo stare zitto. Ma lei mi stava fissando? No, non lei, la sua borsa. È lei che ha scelto questo disco, vero? Sì. A gusto è fatto di musica. Per tornare alla borsa. La borsa? Forse non ho fatto una scoperta, ma se dovesse caderle, comunque restasse a terra, si vedrebbe subito che è la sua. Permette? Alto. Basso. Comunque si guardi, si legge sempre MW. Ed è perciò che mi squadrava? Mary Walker. Come dice, scusi? Mildred Williams? Oh. Ho indovinato? No. Non è mica Martha Washington? No, è Millicent Weatherby. Millicent Weatherby. Millie. Esatto. Bert Henson, ex sergente e adesso congedato. Oh. Molto lieto. Piacere. Allora, lei che cosa prende? Lo stesso di Miss Weatherby, un po' di insalata di pollo. Va bene. Adesso non dobbiamo strozzarci, è vero? No. Quindi si calmi. Perché? Sono nervosa? Mm-hmm. Lei deve stare con me finché non ha finito, quindi è meglio che ci si adatti. Avanti su, dica qualcosa, quello che vuole. Non sono molto brava a intrecciare conversazioni impreviste. Ma cosa dici? Non ha fatto che parlare da quando sono qui? Lei vuol prendermi in giro? Un po'. Ma se lo faccio, guardi che lo faccio per lei. Per me? E anche per me. Lei non sa che in certi momenti è necessario parlare? Ma non solo parlare. Parlare a chi sa ascoltare. E lei sa ascoltare quasi come Matsui Kyoto. Come chi? Matsui Kyoto, in Giappone. Un ragazzetto che vendeva di quei cervi volanti, sa? Ah, sergente, lei era in Giappone? Uh-huh. Ero alla sussistenza. Mai combattuto, non sono un eroe, non ho sparato un colpo. Ma con quello che ho imparato nella sussistenza spero di piazzarmi bene. Lei vive qui? Sì, da 3 anni. Mi piace la città, mi sistemerò, vedrà. Glielo auguro. Prima dove stava? Dove sono nato? A Racine, nel Wisconsin. Lei c'è mai stata a Racine? No. È nata qui in California? No, anch'io sono immigrata dal New England. Ho lasciato 2 sorelle e un fratello nel New England, ma sono anni. Non capisco come si possa lasciare la famiglia quando si ha la fortuna di averla. Io invece i miei li ho perduti che ero ancora alto così. Sì, ma non parliamo di cose tristi, eh? Va bene. Adesso c'è una cosa. Un tizio ti si siede di fronte, uno che non conosci affatto. Di lui sai soltanto che ha passato un paio d'anni in Giappone e che ha tentato di fare lo spiritoso. E che adesso vuole fare colpo pagando per tutti e due. Beh, di un tipo così lei avrebbe tutti i diritti di sospettare. Francamente credo che per la prima volta lei il suo conto preferisca pagarselo da sé. D'accordo. Quando ho finito le commerciali battevo più di 70 parole al minuto. Così mi impiegai in vari uffici, ma adesso preferisco lavorare a casa.
Mi sento molto più indipendente. Non mi piace essere legata all'orario e avere un capo ufficio. E poi lavorare dove si abita costituisce un'economia. Ma lo sa che sono quasi 2 ore che non smetto un momento di parlare. È lei che mi ha ascoltato. Non è cortesia, è eroismo. Non si preoccupi per me. La vita è interessante perché è varia. Lo crede? Sì che lo crede. Ehi, che bel posticino. Ciao, Lisa. Ti presento il signore... Vedo che non ti sei annoiata. Oh, che giornata. Mi hanno portata al mare, mio fratello e la moglie. Volevano litigare e prendere un po' d'aria nello stesso tempo. E io li ho accompagnati. E hanno fatto pace come al solito. E a me cos'è restato? La sabbia nelle scarpe. Oh, Lisa, ti presento il signor Bert Anson. Ah, sei molto lieta. Scusatemi, sono piena di sabbia. Dappertutto. Chi è quel tipo? Lisa Eckhart, la padrona di casa. Ma che crede? Che il carnevale capiti di luglio? Quella è una delle sue tenute meno caratteristiche. Dovrebbe vedere i suoi abiti da sera, da morire. E come ci tiene. È questa, eh? È questa. Beh, buonanotte, Emilia. Buonanotte, Bert, grazie. Un momento. Prima di andarmene voglio farle un regalo. Senta, lei non ha la principale, vero? Perché non fa mezza giornata di vacanza domani? Non mi concedo mai vacanze quando lavoro. E perché? Le farebbe bene. E farebbe piacere anche a me. Potremmo andare al mare, no? Sarebbe una bella cosa. Ah, benissimo. Venga a prenderla a Luna. Arrivederci, Millie. Buonasera, Lisa. Lisa? Avrei dovuto continuare a farli i massaggi. È ancora lì dentro? Vengo subito, Bert. Ma cosa aspetta? Niente. Credevo che non volesse più uscire dalla cabina. Ma non farà mica il bagno con questi? Sa, sono facili alle scottature. Oh, che peccato. Beh, avrebbe dovuto portare un po' di crema. Ecco. Soddisfatto? È un bel costume. Soprattutto indosso a lei. Avanti. Abbiamo fatto bene a venire oggi che non c'è molta gente. Un momento, Millie. Nel caso che qualche fotografo desse la sua fotografia a un rotocalco, non facciamo sapere a tutti che il costume costa $10 quando ne vale 1 milione. Ma che? Non sa nuotare? Oh, come no? Non gliel'ho detto? Sono stata la prima donna ad attraversare la Manica, ma sott'acqua. Avanti, mi segua. Non abbia paura. Avanti!
Si sente bene? Ma credo di sì. Perché non respira? Non ci riesco proprio. Non posso respirare e nuotare insieme. Eppure si fa. Che belle spalle che ha. Non ce la porto più. Se non impara a nuotare, è troppo pericoloso. E non so che farei se le capitasse qualcosa. Non ti voglio più vedere, Bert. Ma cosa? Sul serio, non tornare. Ma che dici? Cercati una della tua età. Ne trovi quante ne vuoi qui a Los Angeles. Ma sta a sentire, tu ti senti solo, lo so. E anch'io mi sento sola. Ma questo non può bastare. Quest'unica cosa in comune non può tenerci insieme. Anche se ci spinge l'uno verso l'altro. Dobbiamo essere forti, Bert. Non è affatto così. Se conoscessi una della tua età, non cercheresti me. Questo non puoi negarlo. Quindi, prima che diventi più difficile, ti dico sul serio. Addio. Per me tu hai fatto benissimo. Non si può mica scherzare coi propri sentimenti, se no sono disastri. Il sistema nervoso bisogna guardarselo. È il guaio di chi vive isolata come me. Il primo che arriva, uno se ne innamora come una sedicenne. E senza saperlo ci si rende ridicole. E alla mia età non è per niente piacevole. Ma che età? Tu hai l'avvenire davanti a te. Ma il guaio dell'avvenire, cara Lisa, è che arriva prima di quanto ci si aspetti. Un fatto è certo, quello devi scordartelo. Di questo sono più convinta di te. Cinema. Non è venuto nessuno mentre ero fuori? No, nessuno. Ma poi come faccio a vedere chi viene? Ho altro da pensare io che stare a sorvegliare il traffico qui davanti. Buonanotte. Buonanotte, Millie. Ci vediamo domani. Ma questa roba non è fresca, ma queste prugne, le devono aver trovate nella spazzatura, queste prugne. E poi quel macellaio. Ma che cos'è, oro, la carne?
Lisa, questa musica viene dalla mia. Eh? Hai lasciato la porta aperta? Millie! Hai dimenticato la roba! Ai, ai, ai. Hai voglia di dire. Ciao, Millie. Ciao, Bert. Millie, la porta era aperta e così ti avevo aspettato qui. Sono contenta che fosse aperta. Sul serio? Beh, sai, altrimenti saresti passato dalla finestra e chissà che cosa avrebbero detto i vicini. Mi avrebbero certo notato di meno se passavo dalla finestra invece che da quella porta che cigola. Come sei bella, Millie. Oh, li ho rubati per te nel giardino. Grazie per i fiori e per il complimento. Tu sei sempre stato un simpatico ladro di fiori. Ti piace il disco che ti ho portato? Moltissimo. Forse non è romantico, ma mi ricorda un'insalata di pollo. Però non abbiamo mai ballato insieme. Grazie del disco. Era un pezzo che non ci vedevamo. Un mese. Un mese intero. 30 giorni. 31 giorni. Come balli bene, Millie. Sei morbida e docile. Qualcosa di male? No, ma ci eravamo scordati di ballare. Non aver paura, Millie. Non ne ho. È una cosa completamente diversa. Non è paura, è soltanto un po' di prudenza. Beh? Cosa hai fatto tu? Mangiato, dormito, sono stato al cinema. Ah, ho anche trovato un posto ai grandi magazzini Hathaway. Anzi, mi hanno subito promosso capo reparto. Oh, Bert, complimenti. Di questo passo diventerai direttore. Poi però non potrai più aspirare a promozione. E quando è successo questo? Oggi. Oggi? E allora cosa fai qui? Devi festeggiare l'evento. Vedi, speravo che lo potessimo festeggiare insieme. Capisco. No, non capisco. Sì, che capisco. Bert, tu forse ti senti obbligato verso di me. So io cosa sento. Perché ti ho tenuto compagnia quando eri solo, ma ora hai un lavoro e non hai più motivo di stare solo, è finita. Vedi, Millie, ho conosciuto tanta gente, ma sono sempre solo. Ah. Ho incontrato tante donne. Ma di un po', erano proprio donne vive? Almeno camminavano tutte. Oh, Millie, ho seguito il tuo consiglio, ho fatto la corte a tante e ho capito che le giovani sono troppo giovani per me. Sono uscito con una del reparto confezioni e ho scoperto che era innamorata di Gregory Peck. Aveva il suo autografo. Siamo stati tutta una sera a contemplarlo come in una cerimonia mistica. Ma tu te le immagini? Altro che. Anch'io sono innamorata di Gregory Peck. Anzi, a dire la verità, sono un po' gelosa di questa ragazza. Sì, prendimi pure in giro. Poi c'è stata quell'altra del reparto giocattoli. Sono uscito anche con lei. Era anche lei di quel tipo? Molto peggio. Era una chewingomane. Che cos'era? Una chewingomane. Ballava e mi masticava la gomma nell'orecchio. Ballava bene, almeno. Ma che, ballavo il jitterbug. Ah, bellissimo, è divertente il jitterbug. Sì, ma con una che ti mastica nell'orecchio,
Beh, tutto sta che mastichi a ritmo. No, Milly, non ridere di me. Ho provato, te l'assicuro. E non solo con queste due, ma con tante. Perché me lo fai ripetere? Non mi ci trovo più. Ah, oh, senti. Non posso mica passare tutta la mia vita con le chewing gomani, no? Ti pare, Milly? Mi hai incastrato. Incastrato? È una parola di gergo moderno. Dove l'hai pescata? E perché? Non posso sapere una parola moderna? Sono tanto vecchia. Di un po'. Che cosa sei venuto a fare qui? A invitarti al cinema e a cena. Al cinema e a cena? Per festeggiare la mia promozione. D'accordo? D'accordo? D'accordo. Ah, un momento, dimenticavo. Ti ho portato un piccolo regalo. Un po' di caviale. Da mangiare col popcorn. Hai inventato un nuovo piatto. Caviale e popcorn. Perché non scrivi un manuale di cucina? Looks more like a dog leg to me. Vogliamo andare? Sì, sì. Never pick up a ball in planes. Grazie, signore. Oh, Dio, ho lasciato il caviale a casa tua. Dovremmo mangiare popcorn semplice come tutti gli altri. Senti che aroma. Milly, io ti devo dire una cosa importante e te la dico adesso. Dunque, io oggi non sono venuto per portarti fuori per andare al cinema o a cena o per passare una serata insieme. Sono venuto da te perché non posso dimenticarti. Notte e giorno, fuori e a casa, io non penso che a te. Io, Milly, non... Bert, ascolta. Non ti è mai capitato di innamorarti di una della tua età? Sì. Beh... Oh, ma è passato tanto tempo. Ero ancora studente, mi ricordo. Non si può dire nemmeno che fossimo... Eh sì, in fondo eravamo fidanzati quasi. E cosa ne è successo? E chi lo sa? Ce ne siamo andati ognuno per la nostra strada. Io voglio sposarti, Milly. Ti prego, ascoltami. Tu non mi vedi da un mese. E nulla è cambiato da allora. Abbiamo un mese di più tutte e due, ma non c'è altro. Fammi finire. Piantami pure se vuoi, ma fammi dire tutto quello che ti devo dire. Milly, tu sei diversa dalle altre. Non ho mai conosciuto donne come te e mai ne conoscerò. Al punto in cui siamo, devo dirti tutto quello che sento. Ma no, è solo la tua fantasia. Ma no, non sai quello che sento. Ascolta, ascolta. Voglio stare per tutta la vita con te. Basta essere soli. Per tutti e due. Però devi dirmi stasera se tu mi vuoi o no, perché se non mi vuoi io devo smetterla di sognare. Io non posso più, non posso più continuare così. Beh, stammi a sentire, ma ascoltami bene. Tu stai confondendo le cose. Confondi la simpatia che hai per me con... Non so con che cosa, ma... Non è niente di più, credi. Simpatia. E tu non devi lasciarti trascinare a qualche atto impulsivo... del quale finiresti col pentirti assai presto. Noi ci siamo incontrati e vedi, tu ti sentivi solo, io mi sentivo sola. Ma non si può... Insomma, due non si possono sposare solo perché hanno bisogno l'uno dell'altro. Ma può anche succedere, però due si incontrano e si accorgono subito che... Ti amo, Milly. Tu... Mi ami? Sì, ti amo. E se hai fiducia in me... Milly, hai fiducia in me. Ok.
Non c'è bisogno che tu risponda. Vuoi tornare dentro a vedere la fine del film? No. Voglio tornare a casa. Potresti almeno dirmi perché mi hai respinto. Ci terrei proprio a saperlo. Non vuoi capire, ho cercato tanto di dirtelo. Sono più vecchia di te. C'è troppa differenza. Non è perché tu non mi piaccia, al contrario. Non è questa la ragione. Comunque grazie della pietosa bugia. Ma no, ti assicuro, è la sola ragione. Non è cosa possibile. Ho avuto una bella faccia tosta a chiederti di sposarmi. Bertenso, e chi è? Meno di niente. Bene, è finita. Aspetta. Senti, può una donna cambiare idea? Oh, Millie, Millie, non prenderti il gioco di me. No, mai. Non ti farò più soffrire. Allora, sposiamoci subito. Partiamo, andiamo nel Messico e sposiamoci prima che tu possa ricambiare idea. Vengo a prenderti alle 8. Va bene? Va bene. Ti prometto che non dovrai mai pentirtene. Non me ne pentirò. Non me ne pentirò per nessuna ragione. Allora prendo questi. Grazie. Vieni, a te. Grazie. Fiori. 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 Ma sarà davvero legale? Ho capito che dovevo dire sì, ma non quello che aveva detto lui. Vuoi che te lo ripeta io? Non occorre. Che cosa succederà a Los Angeles? A chi gli andrà a raccontare adesso i suoi guai, Lisa? Perché hai detto alla signorina che riempiva il modulo e sei nata a Chicago? Perché sono nato a Chicago. Ma non mi avevi detto che eri nato a Racine? Nato e cresciuto a Racine. Non io. Sarà stato un altro che volevi agganciare. No, volevo te. E ti ho agganciato. E questo mi riempie di soddisfazione.
Beh, questo sugo d'arancia? Sugo d'arancia. La colazione è servita. Il vagon restaurant è in coda, signorina. Ora capisco perché mi hai sposato. Per come cucino. Per come che cosa? Come cucino. C'è poco da ridere. Sugo d'arancia. La signora è servita. E forse troverò anche dei tramezzini in scatola. Sai cosa mi piace di più in te? Come dormi certe volte. Con il naso tutto schiacciato. Ma ti strangolerei quando mi porti via le coperte e mi lasci morire di freddo. Più ti guardo stamattina e più mi viene voglia di non andare a lavorare. Non vorrei intralciare la carriera di un futuro direttore. La intralci deliziosamente. Buon anniversario. Mesiversario, il secondo. Va bene, buon secondo mesiversario. Ah, Bert, ricordati cosa ti ho detto. Non mi devi portare altri regali. Sì, signora Enson, certo, signora Enson, senz'altro, signora Enson. Ah, ma lei, la signora Enson. Non scherzo. Tutti quei regali. È una settimana che dura. Prima quel portadolci, poi il bar portatile, poi le radio. Non ci resteranno altri soldi per vivere. Ma per carità, non la pago mica quella roba. Firmo e via, me li trattengono sullo stipendio. Non la pagherai adesso, ma dovrai pagarla quest'altro mese. Ma noi dobbiamo festeggiare questo mese. Buongiorno, signora, sono Aglie. Oddio mio, ma perché è venuto così presto? Fammi alzare. C'è nessuno? Venga, colonnello. Colonnello, le presento mio marito, Bert Enson. Piacere, piacere. Mi scusi se sono in queste condizioni, ma mi sono svegliata tardi. La signora Eckhart mi ha già detto del suo matrimonio. Felicitazioni, i miei migliori auguri per un futuro felice. Grazie, colonnello. Credo che ora la signorina Weatherby, la signora Enson, cesserà di lavorare. Non certo prima di aver finito il suo manoscritto, colonnello. Ultima puntata, sì? A me non piace la donna sposata che lavora. I rischi della guerra. Di che arma è lei? Sono di fanteria. Ah sì? Ero anch'io in fanteria, sa? Sono stato 2 anni al 322esimo. Ciao, cane. Abbiamo avuto il 40% di perdita. Arrivederla, signore. Posso raccontarle molti episodi, se lei vuole. Ci mandarono direttamente in linea. Non ci fermammo nemmeno in Giappone. Una volta vi ricordo che vicino a... Vieni, Lisa. Prego. Vorrei parlare col signor Enson. Sono la moglie, può dire a me? Oh, ma vorrei parlare proprio con Bert. È in casa? Bert? No, è uscita ora. Vuole accomodarsi? Grazie. Sono Virginia Enson. Bert le ha detto che ero sua moglie. Sua? Oh, non gliel'ha detto. Mi dispiace molto, avrebbe dovuto dirglielo. Ma lui è fatto così. Lei era sposata con mio marito? Sì, fino a circa 2 mesi fa, quando ho ottenuto il divorzio. Ma Bert ancora non l'ha saputo. Non sta bene? Vuol sedersi, signora Enson? Sono un po' disorientata. La capisco. Sono stata sua moglie anch'io. Deve esserci uno sbaglio. In fondo il nome Bert Enson non è uno dei più rari in America. Guardi un po' se lo riconosce. Sì, il più giovane dei due è mio marito. E l'altro è il padre di Bert. Le ha mai detto niente di lui? Solo che era morto parecchi anni fa. E invece vedo che non è vero.
Già, l'ho incontrato per caso proprio l'altro giorno. È qui a Los Angeles per affari. È al Chapman Park Hotel, credo. Ma voi vi siete sposati a Racine? Perché a Racine? Noi siamo di Chicago. Ci siamo sposati a Chicago. Oh, abbia pazienza, la prego. Quanto siete stati sposati? 4 anni, però ci conoscevamo da piccoli. Eravamo a scuola insieme. Pensavano tutti che ci saremmo sposati, specie il padre di Bert. E lei ha chiesto il divorzio? Già, che avrei dovuto fare? Un giorno ha preso e se n'è andato. Né una parola né un addio, ma ha piantato, ha lasciato il suo lavoro su 2 piedi. Poi sapemmo di certi guai in cui si era messo prima di sparire definitivamente. Piccoli furti, così, nei negozi. Si ripresero alcuni oggetti che mi aveva regalato. Pensammo che il divorzio fosse l'unica. Pensammo, lei e chi altro? Io e il padre di Bert. Fu un dolore per lui, indennizzò tutti i negozi. È un uomo straordinario, il padre di Bert, dico. Voleva molto bene a Bert. Lei sarà qui per qualche ragione, immagino. Ecco, sì. Vede, Bert dovrebbe firmarmi un documento. Suo padre ci aveva regalato una casa il giorno che ci sposammo. E Bert dovrebbe firmare l'atto di restituzione. Non credo che obietterà. Sulla busta c'è il mio indirizzo. Io sono qui con certi amici. Quando l'avrà firmato, potrebbe mandarmelo? Ci penserò io. Spero non ci saranno difficoltà. Non dubiti. Grazie di nuovo, ne sono veramente grata. Mi dispiace che... Buongiorno. Ma lei come l'ha saputo di Bert e me? Ci siamo rivolti a una di quelle agenzie di detective privati che l'ha rintracciato, prima sotto le armi, poi a Tijuana e poi finalmente qui. Non deve credere a niente di ciò che le dice. Non sa proprio cosa sia la verità. Mente sempre. Beh, la ringrazio. Mi rendo conto di ciò che prova. Lei mi fa sentire come se dovessi chiederle perdono di qualche cosa. Non ne avevo intenzione. Ma ha ragione lei. Riporti pure il mio debito, col mio nome, in rosso. Cosa vuole? Io ormai le ho provate tutte. Non so più che fare. Fare o non fare, questo è il dilemma. Poi, sa, potrei anche passare le notti a cervellarmi. Però il problema resterebbe. Come si può risolvere? Io sono pronto, mi dica lei. Io sono disposta ad aiutarle e a salvare Bert. Ma senta, Bert ha proprio bisogno di essere salvato. E da che cosa poi? Ma perché si dispera così? E me lo domanda, le pare strano. Io sono sua moglie e lei che è il padre... Mi scusi, signore. Oh, no. Lei fa bene a difenderlo. Lei è molto più che una brava moglie. Lei è come una madre per lui. Io l'invidio, perché a lei che è disposta ad aiutarlo. Ma si metta nei miei panni. Come in ogni romanzo abbiamo un eroe e un'eroina. Ma io non sono il cattivo.
Quello che sono io lo deciderà il futuro. Ma certo, c'è una cosa che non riuscirò mai a dimenticare. Bert è, o era, capace di mentire su ogni cosa. È stato doloroso per me convincermene. E sono contento se lei mi dice che adesso non è più così. Ma quando ha cominciato a mentire? Ha importanza? Può aiutarci a scoprirne la causa. Lei cerca delle scuse per lui? Delle scuse? Cerco soltanto una spiegazione. Sì, ma per un padre scoprire che il proprio figlio non è altro che un ladro... Ma adesso non lo è più, è cambiato. È impiegato in un grande negozio e, come ho già detto, ha già avuto una promozione. Ci credo poco. Ma se l'ha detto, vuol dire... Se le fa piacere pensare così. Lei c'è stata al negozio, l'ha visto lei? Senta, io vorrei poter credere a quello che mi dice, ma... Mio figlio non va. Ci sono i suoi precedenti. E i precedenti contano, purtroppo. Lui era e sarà sempre un relitto. E quindi... Credo che nessuno potrà salvarlo, mai nessuno. Però lei ne ha fiducia. Meglio così. È stato molto gentile a ricevermi. Ma prego. Spero di rivederla prima di partire. Bert vorrà salutarla. Se lo desidera, per me senz'altro. Un padre non può mai rifiutarsi di rivedere un figlio. Ma la cosa migliore per lui sarebbe rinchiuderlo. Lei mi ha ascoltato, ma quello che sembra non si è convinto. Vedremo. Le auguro di riuscire da sola a farlo guarire. E lo spero molto, per tutti e due. Sì. Mandi su anche del ghiaccio. 405. Ti ha annoiato molto, signor Enson? Bert si è preso un bel pezzo di donna. Chissà come ci è riuscito. Non vorrei che incominciasse a seccarci. Speriamo che si secchi prima lei. Non pensarci. È affar loro, non nostro. Milly, eccomi. Dove sei? Ciao, cara. Ho comprato tanta di quella roba che è stata una fatica portarla a casa. Ho fatto un salto a quel negozio nuovo, via Wilshire. Che ne diresti di un po' di antipasti assortiti? Ehi, guarda, birra Easter. E poi di che ti tratto male. Vuoi un po' di birra? No, grazie, non ne voglio. Ah, ti ho portato un regalo. T'ho detto di non portarmi più niente. L'ho preso all'ultimo momento, non è neanche incartato. Lo apro dopo mangiato. Ma cos'è? Ho fatto qualcosa. Perché non me l'hai detto? Hai paura di me? Non ho diritto di sapere la verità? Ma cos'è successo? Sei venuta al negozio? Sì, sono venuta al negozio.
t'ho visto dietro al banco. Ah, magnifico, proprio magnifico. Mia moglie che mi spia. Ma per forza! Dovevo sapere. E come ti eri travestita, di? Da mogliettina amorosa, per caso? Hai chiamato la polizia per dirgli che tuo marito non è un caporeparto, ma solo un commesso? Ho mai fotografato di sorpresa sulla scena del delitto? Con una cravatta in mano e con... Bert, basta! Sì, ho fatto male, lo so. Hai ragione, è una cosa che non avrei dovuto fare. Ma volevo rendermi conto. Millie. Oh, Millie, io... Tu pensa quello che vuoi di me. Ma io ti amo e non ti farei mai un torto. Bert, dimmi perché l'hai fatto. Io non t'ho sposato perché pensavo che saresti diventato direttore generale. Non pensarci più. Non pensarci? Tutti quei regali, allora. Ho fatto male, ma volevo dimostrarti tutto il mio amore. Ma come? Anche a costo di rubare? No, Millie. Li ho presi a credito. No, non te li avrebbero dati con la tua paga. Tu li hai rubati. Potrebbero arrestarti, ma non lo capisci questo? Devi restituirli, il bar portatile, la radio e tutto. Va bene. Va bene. Domani glieli riporto. E tutto sarà come prima. E dimenticheremo questa storia. Vero? E non c'è qualche altra cosa che devi dirmi? Non c'è nient'altro? Ma cos'è questo? Un interrogatorio? Un terzo grado? Ma il tuo passato? Cosa ti è capitato? Con chi vivevi? Che cosa hai fatto prima di incontrarmi? Millie, io non ho passato. La mia vita incomincia quando t'ho incontrata. Amore, vorrei che fosse così semplice. È stata qui Virginia. Virginia? Perché non mi hai detto che sei stato sposato? Oh, Millie, sono cose passate da tanto tempo, cose che ho dimenticato senza importanza. Senza importanza? Un matrimonio, un divorzio? Sono cose che non si possono mai dimenticare. M'hai sposato senza sapere che era stato concesso il divorzio. Come hai potuto fare una cosa simile, me lo dici? E come puoi vivere in questo modo, ricordando soltanto le cose che preferisci ricordare? Millie, tu sei la sola cosa concreta per me. Nient'altro conta. Bert, sono tua moglie. E tu hai dei doveri morali verso di me. Ho il diritto di sapere, sì o no? Sì, Millie, io non l'ho mai amata come amo te. Ti ringrazio, e ne sono certa. Ma tu hai dell'altro da dirmi. Oh, ma che cosa? Tutto quanto. Lascia giudicare a me ciò che è giusto e ciò che non lo è. Bert. Il presente è fatto di tanti pezzettini di passato. Non te ne puoi disfare come ci si disfa di un oggetto che non serve più. Devi dirmi tutto. Ti prego. Era la ragazza di cui ti ho parlato, che conoscevo da scuola. Ebbene, poi vi siete sposati. Cosa è successo? Ti sei trovato un lavoro? Sì, ma ormai questa è acqua passata. Ma che ti importa saperlo? Sì, ho lasciato gli studi e mi sono impiegato. Volevo comprare una casa. E quando ebbi i soldi, la comprai. È tutto qui. Vuoi sapere altro? Sì, voglio sapere dell'altro, voglio sapere perché non me l'avevi detto, la ragione voglio sapere. No, senti, Millie, non ha nessuna importanza. La nostra è una cosa per scherzo, non sul serio. Oh, a sentirti sembra che tu non ci sia mai stato con tuo moglie. Ah, capisco, vuoi anche i particolari, tutti i particolari, la mia confessione. Beh, non ho niente da dire, sicuro. Comprai una casa con una scala che portava dal salotto alla stanza da letto. Lo vedi che è stupido, Millie. Perciò non te ne ho parlato. Non capisci? Sì, 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 capisco, sicuro. Ma non puoi almeno parlarmene adesso? Così non ne riparleremo più. E tutto sarebbe risolto. Risolto per te e per me. Non ti pare? Vedi, Millie, noi due eravamo sposati, ma sembrava una cosa fatta per gioco. E poi? E poi? Sì, che cosa ti è capitato? Non so bene.
Che cosa c'è che non sai bene? Sì, feci una sciocchezza un giorno. Tornai a casa a Luna, che lei non mi aspettava, per darle un regalino per il nostro anniversario. Non le avevo detto niente. Volevo farle una sorpresa e mi parve... Ma non lo so cosa mi parve. Non lo so proprio. Che cosa non sai? Ma... Mi ricordo che salì le scale, ma non ricordo per niente di averle scese. Ma cosa avevi visto in cima alle scale? Niente, non ho visto niente. Chi c'era su? C'era qualcun altro? C'era un altro uomo con Virginia? No, 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 Millie, ma perché mi chiedi questo? Va bene, scusa. Hai ragione. Se ci sono cose che non vuoi ricordare, va bene, dimenticale pure. Ma senti, perché mi hai detto che tuo padre era morto? Mio padre? Sì, l'ho visto oggi, è qui a Los Angeles. Beh, per me era come morto. Anzi, è morto per me. Ma insomma, che cosa volete tutti? Gli ho detto che t'eri impiegato e che domani andrai a trovarlo. Ci verrò anch'io, se vuoi. Emily, io domani avremo molto da fare al negozio per l'inventario e poi ci sono quelle cose che devo riportare, no? Andremo dopo a trovare tuo padre. Verrò a prenderti all'uscita. Tutto ciò che vuoi, tutto quello che mi chiederai, ma non mi fare andare da lui. Ma devi farlo per lui come per te. Bert, guardami. Oh, tesoro, non puoi continuare a far finta di non avere un padre, perché tu ce l'hai e ti vuole bene anche. Ma è qui in albergo, è solo. Sì, è solo ed abita qui, al Park Hotel. Va bene. Ci andrò se tu lo desideri. Bert, non ti ci volevo costringere. E se ho dovuto farlo, scusami. Ci andrò. Se tu ci tieni. Dovrei andare dal signor Enson. Ah, sì. L'appartamento è il 406, ma credo che sia fuori in piscina. È là avanti a sinistra. Va bene. Senta, è già venuto il figlio del signor Enson? No, da quando sono qua io. Grazie. Ma non è affatto vero. Ho perso 3 chili in 2 settimane. Oh, grazie. C'è il signor Enson. Ho appuntamento. 406. Grazie.
scusi, lei mi aveva chiesto del figlio del signor Enzo. Sì. È andato su dal padre, al numero 406. Sei pronto? Caro, t'ho chiesto se sei pronto. Cosa? Dovevamo andare a fare due passi. Tu hai bisogno d'aria. Andiamo su, Bert. Sono 3 giorni che non esci di casa. Farà bene a tutte e due una boccata d'aria. Aspetta un minuto. Che cosa vuole lei? Voglio parlare con Bert. Non ho ancora ricevuto quelle carte firmate. Se ne vada, Bert sta male. Già, ma quelle carte? Non lo disturbi adesso, non può vedere nessuno, sta male. Quando si sarà rimesso firmerà le carte. E adesso se ne vuole andare. Ma guarda che... Salve. C'è qualche difficoltà? Sì, Bert sta male. E se vede voi due, se la prende e se la porti via. Veramente non capisco. La vostra presenza qui mi fa rivoltare lo stomaco. Lei mi pare un po' irragionevole. Non mi trovo nella disposizione migliore per essere ragionevole con lei, signor Enson. Vedo. Ma io devo parlare con mio figlio. Domattina parto per Chicago. Ha detto che è ammalato? Sì. Beh, non ci credo se vuole saperlo. Non può essere disturbata assolutamente. Ha avuto un collasso nervoso. Ha avuto un collasso nervoso? Ah, ho capito. Insomma, Bert è crollato. Lo sapevo che finiva così. In questo caso bisogna agire immediatamente. Ci sono i diritti di Virginia. Quei documenti devono essere firmati. E subito, altrimenti dovrò farlo interdire. E se lei cerca di impedirmelo, la faccia andare dritta in prigione. Ci vuol poco a farlo dichiarare irresponsabile e lo farò. Vuole stare zitto. Ma neanche per sogno. Voglio quello che è mio e di Virginia. O con le buone o con le cattive firmerà. Io ricorro alla legge anche. Quello deve andare al manicomio. È come quando si amputa un braccio. Deve farlo rinchiudere perché non possa fare del male agli altri. Lei è la moglie ed è in condizioni di farlo, ma si sveglia. Certo, bisogna rinchiuderlo. Sei sicuro? Dovrei farlo rinchiudere per far comodo a voi, perché non possa più ricordarvi con la sua presenza l'orribile peccato di cui vi siete macchiati. Quella sozza cosa che voi due avete osato commettere. Così terribile che l'ha ridotto come adesso. Ma che donna è lei che si contenta di un essere simile, giuro un'esaltata? Giuro che anche adesso che in quello stato è meno pazzo di voi due. Lui almeno ha una dignità. Ma voi due potete dire d'averla? Dov'è la sua coscienza? In quale letamaio, signor Enson? E la sua dov'è, sgualdrina? Adesso ne ho abbastanza. Ma è pazza anche lei. Solo una pazza poteva mettersi con lui. Tragica caricatura di padre amoroso.
E tu, donnaccia, siete talmente infognati nel male, nel marcio, che nemmeno all'inferno potrà esserci posto per voi due. Ci penserà il mio avvocato. Firmerà e lo farò chiudere in un manicomio. Sai, Bert, mi è venuta un'idea. Chiamiamo un tassì e andiamo fuori, fino alla spiaggia. Credo che ti farà bene. Non sei convinto? Ah, se vuoi, però, andiamo a piedi. Bert, tu sorridi. Adesso ho capito. Ho pensato tanto, ma tanto per cercare di venirne a capo. E adesso ho capito tutto. Mi pare d'essere rinato. Rinato? Maledetta vigliacca che sei! Non ce la facevano contro di me mio padre e Virginia. E allora si sono presi un socio per l'affare. Te, perché sei nel punto chiave. Tu mi convinci a firmare e poi il bottino ve lo dividete in tre. Bert, tu hai potuto pensare per un istante che... Quella casa apparteneva a mia madre. E voi non l'avrete mai, qualunque cosa facciate. Né tu, né mio padre, né quella. Ma tu specialmente mai. Perché a te adesso ci penso io. Non sai cosa dici, io per te darei la vita. Sei tu la mia vita, per me sei tutto. Non mi incanti. Adesso t'ho capito. Tutte bugie, anche tu contro di me. Ma sai che cosa ti meriti? Così imparerai, basta bugie. Vi ho visti tutti e tre là fuori a confabulare. Credi che non lo sapessi? Lo sapevo. E alzati, non fare la faccia dell'innocente. L'immaginavo, lo sapevo e ora lo so. Ne sono sicuro adesso! Tutti contro di me! Parlando dei prezzi. Ehi, amico, attento al peso. Sì, signora. Ciao, Bert. Millie. Salve. Che dice il dottore della mano? Oh, è quasi guarito ormai. Bene. E Bert, che ne dice del dottore? Niente, non hanno mai parlato. Com'è possibile? Viene da voi ogni giorno da 2 settimane a curarti la mano? Sì, lo so, si sono visti parecchie volte, ma non hanno mai parlato. Come sta suo marito? Credevo che dormisse. Non vorrei addolorarla, signora, ma per me ha bisogno di uno specialista. Sono 2 settimane che vengo qui. Sarei venuta io da lei, dottore, ma non potevo lasciare la casa. E per quanto sia venuto tante volte, si può dire che lui non mi abbia visto. È molto nervoso.
Mi deve perdonare, ma mi sono permesso di parlarne senza far nomi, naturalmente, al dottor Cossens, Malcolm Cossens, uno dei migliori psichiatri della città. Non ho mai conosciuto un psichiatra e, se possibile, ne farei a meno. Tutti ne farebbero a meno. Ma se cambiassi idea, qui c'è l'indirizzo di Cossens e il suo telefono. Lo chiami quando vuole. Grazie. Ma non aspetti molto. Beh, se giovedì la mano le fa ancora male, mi telefoni. Buonasera, dottore. Buonasera, signora. Ehi, ma questo servizio non va. Eccomi, Bert. Oh, avanti, mi lasci solo. Bravo, ti sei riposato, sì? Ma stavi parlando con qualcuno? Col dottore, hai dormito bene? Ti porto qualcosa adesso. Vuoi un po' di brodo prima? Un momento, aspetta. Mi pare hai un graffio sul collo, no? Ma cos'è questa storia? Dov'è che hai fatto pratica? Però è strano quando ti bacio. Me ne dimentico subito dopo. Da capo? Oh, lasciami andare. Ehi, ma cos'hai sulla mano? Te l'ho detto, volevo andare in due direzioni contemporaneamente e sono caduta. Ah già, me l'hai detto. Fammi vedere quello. Oh no, no, no. È affascinante, ma solo per me. È una meraviglia, cambia colore ogni fammi giorno. Vedere. No, 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 non me li levo questi occhiali. Mi vergogno. Un occhio nero non dona molto, specie a una donna. Ti porto da mangiare. Virginia, ti ho portato un regalo. Virginia. Papà, hai lasciato la porta aperta. Hai lasciato la porta aperta. Beh. Voglio scendere le scale. Beh. Aiutatemi a scendere le scale. Beh. Devo Beh. Scendere. Beh. Aiuto io a scendere le scale. Bert, vieni con me. T'aiuto io a scendere, t'aiuto io. Volevo salutarle un regalo. Devi guarire, caro. Volevo salutarle un regalo. Guarirai. Dio mio, Dio mio, aiutami. Ma quanto ci vorrà perché guarisca? Chi lo può dire? Io non le posso nemmeno dire se guarirà, signora. Lui deve entrare in un ospedale dove il suo caso potrà essere studiato e trattato. Dovrei farlo rinchiudere, vero? Come un pazzo pericoloso. Ma io non posso fargli una cosa simile, è come un bambino. Sì, e lei è come la madre, ma i bambini devono crescere. Ma non posso lasciarlo nemmeno per pochi minuti. E adesso dovrei abbandonarlo. E anche se guarisse, come potrebbe poi vivere sapendo sempre di essere stato un malato di mente? Le malattie mentali sono come le altre. E non guariscono quando si vogliono ignorare, ma peggiorano. Questo è un caso di infantilismo. Ci sono tutti gli elementi tipici della schizofrenia. Lui ha respinto il mondo che lo circonda. Lei stessa mi ha detto che non vuole prendere una decisione, non vuole più vedere nessuno né rispondere al telefono. Si è abbandonato a lei.
tutti i sintomi caratteristici di questa nevrosi. Ma lei non crede che con i miei affetti e con le mie cure se ne possa fare a meno? Non può bastare questo? I fatti dimostrano che il suo affetto e le sue cure non bastano. Ci vogliono delle speciali cure mediche per ora. E solo dopo le sue cure gli potranno giovare. Continuando così, sono convinto che anche lei finirebbe fatalmente con l'ammalarsi. Non mi dà molte vie d'uscita. Perché non ce n'è che una sola. Ma gli voglio troppo bene, non ho il coraggio di prendere questa decisione, dottore. Lei deve trovare la forza e la volontà di agire. Lo so, ci vuole una grande energia e un grande affetto per una decisione come quella che deve prendere lei. E io vorrei, ma l'amo, per questo non posso. Ma andando avanti così, lei distrugge suo marito e se stessa. Resterà solo fra estranei. E lui non ha fiducia che in me. Sono stato un po' brusco con lei, signora. Ma ho dovuto esserlo. E questo per suo marito e per lei. Ogni giorno che passa suo marito peggiora e a un dato momento non si potrà più curare. Lei, dottore, me lo dice apposta per farmi paura. Apposta, sicuro, ma per convincerla. E prima che lei giudichi troppo in fretta, guardi che non deve decidere in questo istante. Ci pensi sopra, lo osservi. E se vede che ciò che ho detto è vero, beh, non aspetti molto. E quanto tempo stare via? La terapia in questa malattia è sempre molto lunga, signora, e quindi si prepari a non vederlo per un periodo di almeno 5 o 6 mesi. Ora lei è molto scossa, ma si renderà conto della realtà. Lei non è ammalata. O lo è? Ecco, me l'aspettavo, sa? Per voi altri tutti sono pazzi. Dal momento che io non conosco tutti, non mi posso pronunciare. Mi scusi, non... Ci sono abituato. Dottore, lei mi ha detto quello che accadrà se non si provvede. Ma c'è speranza che guarisca? Sicuro che c'è speranza. Noi non promettiamo mai niente, ma abbiamo ottenuto dei risultati veramente notevoli. In moltissimi casi guarigione completa. Ci sono stati ammalati che da molti mesi avevano perduto del tutto il senso della realtà e che hanno recuperato la coscienza in modo tale da poter rivivere. Rivivere? Ma allora è come nascere un'altra volta? Proprio così. Ma ammettiamo che Bert sia ammalato tanto gravemente e supponiamo che sia ricoverato e che poi guarisca. Sì, ma una volta guarito, non può accadere che mi abbandoni, che non mi ami. È possibile? Beh, questo è difficile prevederlo, signora. Una cosa però ritengo sicura. Quando vi siete conosciuti, lui era già vittima di questo complesso nevrotico. Eliminata questa nevrosi, potrebbero sparire anche i sentimenti che prova per lei, che sarebbero sostituiti da altri. Guarito potrebbe non avere più questa esigenza neurotica. Sarei una esigenza neurotica? Insomma, lei mi sta dicendo che se Bert guarisce io potrei perderlo. Questa possibilità esiste. Ma preferisce tenerselo vicino a costo di farlo diventare un pazzo inguaribile e rovinare con lui la sua vita? O farlo ritornare a una vita normale anche a rischio di doverlo perdere? E le pare che una donna innamorata possa darle una risposta? Bert, finiscila.
Bert, non mi senti? Dottor Cossens, sono la signora Hanson. Vuoi una tazza di caffè? Millie, tu non mi lascerai mai. Vero? Amore, devi ricordarti una cosa, ma non te la scordare mai. Io ti amo con tutto il cuore. Ma non mi lascerai mai. È vero? Bert, qualunque cosa succedesse. Millie, non farmi. Bert, abbi fiducia in me. Oh, Millie, non lasciare che mi portino via. Io starò buono, farò quello che vorrai, ma... farò tutto quello che vuoi, Millie. Farò quello che vuoi. No, io non ho fatto niente. È per il tuo bene, Millie, ti prego. Millie, io non ho fatto niente. Ve lo giuro, non ho fatto niente. Non ho fatto niente. Guarda, c'è in me, amore. Sei stata tu! T'ammazzo! Ti spacco la testa! Lasciatemi! Sei stata tu! Terapia in queste malattie è sempre molto lunga, quindi si prepari a non vederlo per un periodo di almeno 5 o 6 mesi. 5 o 6 mesi. 5 o 6 mesi. 5 o 6 mesi. Eliminata questa nevrosi, potrebbero sparire anche i sentimenti che prova per lei. Senti, io starò buono, io farò... È per il tuo bene, te lo giuro! No, aspetta, non ho fatto niente di male, non ho fatto niente di male!
Dove sei stata? È tutta la giornata che sto aspettando che torni. Non ce la facevo più a star qui, sono uscita. Uscita? Hai scelto un bel momento. È arrivata la lettera di Bert. Cosa c'è? Millie, cosa c'è? Non è di Bert, è del direttore. Mi dice che Bert uscirà venerdì prossimo e mi dice se voglio andare a riprenderlo. Ma bene, non va bene. Perché io? Che c'entro io? Ormai lo sapranno che non mi vuole più, che non ha più bisogno di me. Non ho mica deciso questo. Bisogna ancora vedere. Non mi ha mai scritto, neanche una riga. Non mi ha mai nominato, non ha chiesto di me, mai. Ma era malato. L'hai detto tu stessa mille volte, no? Dagli il tempo, Millie. Ma insomma, non capisci che proprio adesso è il momento che lo devi aiutare. E come posso aiutarlo? Dovrei andare lì a trovarlo e a dirgli che cosa. Virgolette, ciao Bert, sono felice di rivederti. Hai una bella cera, caro. Virgolette. E poi cosa dico? Lo scongiuro di tornare? E se mi dice di no, cosa faccio? Sorrido mestamente e svanisco nel tramonto? Ci devi andare, Millie. Non credere di guadagnarci qualche cosa torturandoti in questo modo. Tu sola puoi renderti conto dei suoi sentimenti. E nessuno può aiutarti. E perché no? Perché non mi aiuta nessuno? Tutti hanno bisogno di aiuto. E ne ho bisogno anch'io. E poi non mi voglio rendere conto dei suoi sentimenti. Così è fatto l'amore, cara. E più innamorata una è, più si sente infelice e sola. Te lo dico io che ci sono passata. Ti ricordi? Bert ti sarà riconoscente. Ma io non voglio che ritorni da me soltanto per riconoscenza. Poi sono stanca di continuare a soffrire io. Beh, come va il giardinetto? Ah, buongiorno, signorina. Sa che lei diventa ogni giorno più carina? Come ci riesce, mi chiedo, con quella corazza di uniforme addosso? Ah, mi ci vuole, per proteggermi dagli sguardi di certi degenti. Ah, lei è matta. Come tutti. Sicuro, come tutti. Un momento, io non lo sono. Lo saranno gli altri, ma io no. E chi glielo assicura? Ho indiscrezioni. Ho saputo che mi buttano fuori. Ma si può fare una cosa simile a un povero diavolo, staccarlo da tutto quello a cui si è affezionato? Poveretto, ma questo non è mica un albergo, caro lei. Ci servono i letti. E perché? Ci sono degli altri matti in giro? Oh, sapesse quanti aspettano di entrare qui dentro. Comunque, le comunico che il suo diploma glielo diamo oggi. Dunque, mi dice come va il giardino? È un giardino fatato, con fiorellini d'oro e d'argento. Sa, è d'uso qui far venire il parente più prossimo a rilevare i pazienti. Non si incomodi a presentarci. Ci siamo già conosciute. Buongiorno. Ciao, Bert. Sono stata fino adesso a parlare col direttore dell'ospedale. Non ha fatto altro che dirmi meraviglie di te, che hai scritto a tuo padre e a Virginia di non farsi più vedere e che tu gli firmerai quelle carte. Ma anch'io appartengo al tuo passato, anche se non mi hai detto addio. E voglio darti la possibilità di liberarti di tutti i legami che hai col passato, compresa me. Forse mi servirà ancora perché ti ho mandato qui e non ti do torto. Non è piacevole essere mandati al manicomio, anche se lo chiamano clinica. È spiacevole ed è crudele, molto crudele. Ma se quando eravamo insieme tu ti fossi tagliato col pericolo di dissanguarti, io avrei fatto quello che era necessario senza domandarmi se era doloroso o no. E non devi preoccuparti di niente, Bert, perché vedi, ecco, quello che conta è che tu sia guarito. T'ho detto una volta che non ero brava a parlare, ma adesso sto parlando anche troppo. Non lo so. Scusami, Bert, ma forse è perché sono un po' nervosa
Non devi preoccuparti di me, non devi pensarci. Sei libero, Berthe, completamente libero di fare la scelta che vuoi. E anch'io non ci penserò a te. Cioè, cercherò almeno. Quando ero sola ho compreso che la felicità non può durare sempre. Che la luna di miele passa e che si deve tornare alla realtà. Ora, per i vestiti, te li manderò all'indirizzo che vorrai. Miss Stevens è proprio una bella ragazza, vero? È seria anche. Non mastica gomma e non balla il jitterbug. Oppure sì. Beh, adesso mi pare di averti detto tutto. E allora, buona fortuna e addio, Bert. Millie, fammi vedere la mano. La mano? Quella che t'ho massacrato io. Non si vede quasi niente. Non mi hai dato neanche il tempo di abbracciarti. E tu volevi farlo? Oh, Millie. Bert, ci stanno guardando tutti. E ti dispiace? No, affatto. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.